Crimini complessivamente in calo in provincia di Pescara di oltre 2.000 unità rispetto al 2014. Questo è il dato saliente emerso nella consueta conferenza stampa del questore Paolo Passamonti, che davanti ai primi dirigenti della questura ha presentato i dati statistici sui reati commessi lo scorso anno. In calo omicidi e furti nelle abitazioni, così come le rapine nelle banche. Al contrario, in crescita i colpi commessi negli uffici postali. Oltre 22.000 i controlli svolti dalla polizia stradale con l'etilometro. Io lo reputo un dato importante, spero che serva ad elevare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Io sono sempre in giro, incontro sempre macchine delle forze dell'ordine, nelle varie facce della Polizia di Stato, la Scuola Controllo del Territorio è un punto di riferimento a livello nazionale e lo sta diventando anche a livello internazionale. Questo veramente non ci fa piacere. E penso che debba essere anche gli abruzzesi e pescaresi debbano essere orgogliosi di avere qui a Pescara questa struttura, che potrebbe essere da qualsiasi altra parte, ma per fortuna che ce l'abbiamo noi. Il questore ha poi parlato anche dei due omicidi Ceci e Bucco, spiegando quali sono state le strategie investigative. Noi lavoriamo insieme alla procura in maniera, siamo molto affiatati, siamo gli uni vicini agli altri. Giustamente, per poter portare qualcuno in giudizio è necessario che ci siano non delle convenzioni operative o investigative, ma ci vogliono le prove certe. E le prove certe purtroppo in questi casi, al di là del nostro istinto di poliziotti, delle nostre convinzioni, non le abbiamo trovate ancora.